La civiltà etrusca si sviluppò intorno all'800 a.C. in Etruria, una zona dell'Italia centrale, compresa tra i fiumi Arno e Tevere, e affacciata sul Mar Mediterraneo. L'origine di questa civiltà è ancora incerta. Secondo alcuni storici, gli Etruschi erano una popolazione locale che si mescolò con i Villanoviani, dando così origine a una nuova civiltà. Con il tempo gli Etruschi conquistarono nuovi territori, sia nel nord, sia nel sud Italia, diventando un popolo ricco e potente. Non fondarono mai un unico grande regno, ma si organizzarono in città-stato. Generalmente le città venivano costruite su una collina, così da dominare il territorio circostante. Oppure vicino a un fiume, per garantirsi una riserva d'acqua dolce. Le città che sorgevano lungo la costa disponevano di un porto e di una flotta. Le più importanti furono Veio, Cerveteri, Populonia, Arezzo, Tarquinia e Perugia. La civiltà etrusca iniziò a decadere e poi scomparve in seguito agli attacchi dei Celti, dei Sanniti e soprattutto dei Romani, che conquistarono definitivamente i loro territori tra il IV e il II secolo a.C. Le attività degli Etruschi erano molto legate al territorio in cui vivevano, una zona fertile, ricca di minerali e attraversata da numerosi corsi d'acqua. Gli Etruschi erano agricoltori, allevatori e artigiani. Coltivavano l'olivo, la vite, il grano, i legumi e allevavano maiali, ovini, bovini e cavalli. Dal ricco sottosuolo estraevano pietre da costruzione e metalli, come rame e ferro, che provenivano soprattutto dalle miniere dell'isola d'Elba. Metalli preziosi come l'oro e l'argento venivano importati. Anche il commercio era ben sviluppato, grazie agli abbondanti prodotti agricoli. Gli Etruschi, con le loro veloci navi, riuscirono a stabilire contatti con molti popoli del Mediterraneo, soprattutto greci e fenici. Attraverso la pirateria, cioè l'assalire e depredare navi, controllavano le rotte marittime e gli scali in cui venivano scambiate le merci. Gli artigiani etruschi appresero dai Celti la lavorazione dei metalli, soprattutto del ferro, con il quale realizzavano armi e utensili. Gli Etruschi furono anche abili orefici. Lavoravano l'oro con due tecniche innovative. La granulazione, che consisteva nel saldare tra loro e su una lamina, minuscole sfere d'oro, per formare una decorazione. Il secondo metodo era la filigrana, che prevedeva l'intreccio di sottilissimi fili d'oro. Dai greci appresero la lavorazione della ceramica. Crearono anche una ceramica particolare, detta bucchero, dal colore nero brillante, ottenuta mescolando l'argilla con polvere di carbone vegetale. I fabbri etruschi utilizzavano un forno particolare, di forma conica, con un'apertura in alto e una in basso. Una parete orizzontale lo divideva in due. La parte superiore veniva riempita di minerale, in quella inferiore si accendeva il fuoco. La roccia ferrosa, fatta a pezzi, fondeva per l'alta temperatura, permettendo l'estrazione del ferro. Le città-stato etrusche erano governate da Locumone, un re sacerdote eletto tra i ricchi proprietari terrieri, che possedeva potere politico, militare e religioso. Dopo il Locumone seguivano per importanza gli aristocratici e i sacerdoti, che organizzavano le cerimonie religiose e prendevano parte alle decisioni più importanti che riguardavano il governo della città. Gli individui liberi non potevano partecipare alla vita politica, ma potevano possedere terre e commerciare. Erano considerati liberi i mercanti, gli artigiani e i contadini che si erano arricchiti grazie al lavoro nei campi. Infine c'erano gli schiavi, che svolgevano i lavori più pesanti nelle campagne, nelle fonderie e nelle miniere. Tra il VI e il V secolo a.C., il Locumone venne sostituito da un gruppo di magistrati, eletti ogni anno, scelti tra i proprietari di terre e i mercanti più ricchi. Le donne etrusche godevano degli stessi diritti degli uomini e, oltre a occuparsi della casa e dell'educazione dei figli, potevano ricevere un'istruzione e uscire di casa senza la presenza del marito. Erano libere di svolgere un'attività, di possedere degli schiavi, una tomba propria
e di ricevere beni in eredità dal marito. Alle donne era permesso di comprare o vendere proprietà e trasmettere il proprio cognome ai figli. Gli Etruschi ripresero l'alfabeto greco utilizzato nelle colonie dell'Italia meridionale e lo adattarono al proprio linguaggio. Scrivevano e leggevano da destra verso sinistra. Gli studiosi hanno decifrato solo in parte la scrittura etrusca, poiché gran parte dei testi ritrovati finora sono molto brevi e simili fra loro. Si tratta soprattutto di iscrizioni funerarie, che riportano nomi di persone o divinità. Un esempio di scrittura etrusca sono le lamine di Pirgi, che costituiscono una fonte molto importante, perché lo stesso testo è stato scritto sia in etrusco sia in fenicio. Questo ha consentito agli studiosi di comprendere, almeno in parte, il significato di alcune parole etrusche. Gli Etruschi erano politeisti. Le loro divinità avevano l'aspetto umano ed erano simili a quelle dei Greci. Le divinità più importanti erano Tinia, il più potente di tutti gli dei, paragonabile al dio greco Zeus, Uni, sua moglie, Minerva, dea della guerra, e Aplu, dio del tuono. Gli Etruschi credevano che gli dei comunicassero con le persone attraverso i fenomeni naturali. I sacerdoti utilizzavano la pratica della divinazione per interpretare questi segni e per prevedere il futuro. Ne esistevano di due tipi: gli aruspici prevedevano il futuro osservando gli organi degli animali sacrificati. Gli auguri interpretavano i fenomeni naturali, come le stelle cadenti o il volo degli uccelli. Gli Etruschi credevano nella vita dopo la morte, perciò seppellivano i morti in tombe simili ad abitazioni, in modo che il defunto potesse continuare a vivere. Ogni tomba comprendeva scale, corridoi e stanze arredate con sedie e letti. Oltre al sarcofago, che conteneva le ceneri del defunto e aveva la forma di una figura umana, c'era un ricco corredo composto da oggetti personali. Le pareti interne erano decorate con scene di vita quotidiana, e ciò ha permesso agli storici di ricostruire alcuni aspetti della vita degli Etruschi. Le tombe potevano essere sotterranee, scavate nel tufo. Altre, dette atolos, erano edifici in muratura, ricoperti da un cumulo di terra o da una cupola. Le tombe erano raggruppate in vere e proprie città, chiamate necropoli, che si trovavano al di fuori delle mura cittadine. Gli Etruschi furono abili costruttori. Edificarono ponti e fognature, e lastricarono strade. La loro invenzione più importante fu l'arco. Per realizzare un arco si costruiva prima una struttura in legno, che veniva tolta alla fine dei lavori. Le pietre venivano poste una vicina all'altra, a partire dal basso, senza utilizzare del materiale che fungesse da collante. Alla fine, in cima all'arco veniva collocato un masso a forma di cuneo, chiamato chiave di volta, che faceva aderire le pietre l'una all'altra, impedendo loro di cadere. Durante i loro sontuosi banchetti, gli Etruschi mangiavano e bevevano vino, distesi sui triclini. I cibi preferiti dagli Etruschi erano pane, focacce, minestre e zuppe. Gli aristocratici mangiavano anche carne di maiale o di pecora e pesce. Gli Etruschi amavano ascoltare la musica e assistere a spettacoli di danza. Gli strumenti musicali più suonati erano il flauto, chiamato aulos, e la lira a sette corde. Gli Etruschi furono anche abili scultori. Dai Greci impararono a lavorare la ceramica e il bronzo, con i quali realizzarono statue per i templi, sarcofagi, statuette e decorazioni per le abitazioni. La chimera di Arezzo, ritrovata nei pressi della città toscana nel 1553, testimonia l'abilità raggiunta dagli artigiani etruschi nella lavorazione del bronzo. Gli uomini indossavano una tunica leggera, lunga fino ai piedi. Per ripararsi dal freddo utilizzavano un mantello di stoffa più pesante. Le donne indossavano lunghe tuniche e mantelli colorati e ricamati. I capelli venivano arricciati o raccolti sulla nuca e poi coperti con veli. Gli aristocratici partecipavano a battute di caccia e praticavano sport come lotta, pugilato, salto e corsa con i carri. Ed ora, per concludere il nostro viaggio, visitiamo una città etrusca.
Le abitazioni più semplici avevano pianta rettangolare, tetto spiovente ricoperto di tegole e pareti in mattoni. Le case più grandi avevano al centro un cortile con il pozzo e tutto intorno si aprivano le stanze. Le strade erano larghe fino a 15 metri. Ai lati c'erano marciapiedi e canali per lo scolo delle acque. Cisterne e acquedotti portavano l'acqua pulita all'interno della città. Le mura in pietra circondavano la città e venivano interrotte da porte ad arco. Al di fuori delle mura sorgeva la necropoli, che raccoglieva le tombe dei defunti. Il tempio sorgeva su un'altura e veniva costruito su un basamento di pietra con mattoni e travi di legno.